Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera, buonasera, buonasera. Ci risiamo con le patenti di tifo. Sono usciti di nuovo i tifosi con le loro patenti. Ribadisco, è bastato un 3-4 vittorie sofferte. Soffertissime, qualcuna addirittura, per riportare subito a galla quei tifosi che sono stati e rimarranno sempre allegriani, ma che quando le cose vanno male fingono e attaccano Allegri, perché e questa è la verità. La verità è questa. E quindi oggi è il momento della patente. Oggi si sono ricatapultati nuovamente e quello è un falso juventino, quello non gode della Juventus, quello lo fa per le visualizzazioni, quello lo fa per i like, bla 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 bla. Ma a me YouTube mi ha insegnato una cosa in questi anni, che ti devi fare scivolare tutto. Ti devi fare scivolare tutto e non ti devi fare condizionare assolutamente dal pensiero di questi personaggi. Nella maniera più sola, devi andare dritto per la tua strada. E io ci vado sempre dritto per la mia strada. Sempre, sempre. Per me, ribadisco, io sono un tifoso che ad agosto, a luglio, ho detto la Juventus è una squadra da scudetto. La Juventus deve vincere lo scudetto. Mi auguro con tutto il cuore che la Juventus vinca lo scudetto. E poi Allegri lascia da trionfatore, così siamo tutti contenti. Quindi io penso che questo sia chiaro, anche perché è ufficiale, ci sono i video che lo dimostrano. Ma anche se non ci fossero, non mi interessa completamente la vostra opinione. Invece c'è qualcuno che non è che, ripeto, è juventino, è allegriano, perché? Ma lo si evince da mille situazioni, da mille concetti, da mille discorsi, e parlo di tifosi, ma soprattutto parlo di personaggi pubblici, personaggi che hanno la cassa di risonanza molto forte, Mediaset, Sky e chi più ha più ne metta, dove etichettano, ribadisco, questa squadra scarsa, scarsa, scarsa. Non perché la Juventus è scarsa, è perché non lo è, perché non lo è, perché la Juventus non è scarsa, ma semplicemente perché loro sanno che la Juventus può arrivare tranquillamente a vincere lo scudetto, e tutto il merito se lo deve prendere Allegri, perché questo è il gioco degli allegriani. Questo far apparire la squadra scarsa agli occhi, perché poi alla fine, a me mi dispiace dirlo, ma certi tifosi sono come il popolo italiano che va a votare, non ci capisce un cazzo, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, senza offese. Senza offese, perché io un parallelismo che con la politica ci sta benissimo. Perché è così? Perché voi non lo capite? Perché la Venus non è scarsa. Io ho sempre detto da 2 anni e più che la Venus è scarsamente allenata. Io quando sento gente come Sabatini dire chiedete scusa ad Allegri, ma scusa di che cosa? Scusa di che cosa? Che il primo a non credere allo scudetto è lui, che etichetta la Juventus come una squadra alla portata della Fiorentina. Beh, comunque, certo, vedendola giocare come l'abbiamo visto giocare a Firenze, anche peggio, perché se ve lo ribadisco, se andate a vedere le statistiche di Fiorentina e Empoli, noi abbiamo fatto le stesse cose, quindi noi siamo a livello dell'Empoli, ma questo non perché siamo scarsi, è perché è lui che è scarso. È scarso, naturalmente non sarà una squadra che può schiacciare il campionato, può vincerlo con una sigaretta in bocca. Io questo non l'ho detto, non lo dirò mai. Ma può tranquillamente lottare per lo scudetto. Tranquillamente. Soprattutto perché ha una partita a settimana.
Lui per questo è anche questo no, non è vero. Comunque, ripeto, YouTube mi ha insegnato che tutto quello che ti dicono te lo devi fare scivolare addosso. Ma la tua opinione deve essere per te sempre sacra. Sacra. Io non devo chiedere scusa ad Allegri, è il contrario. Perché sono 3 anni, questo è il terzo anno di Allegri. E lo ribadisco, se Allegri non vince questo anno, deve andarsi a nascondere in Tibet. No 7 anni, 7.000 anni. Lo ribadisco, se non vince quest'anno si deve andare a nascondere 7.000 anni. E siccome questi personaggi lo sanno che si deve andare a nascondere, perché quando un presidente ti fa un contratto per 4 anni e prendi una squadra che ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e l'anno prima lo scudetto, quindi prendi in eredità una squadra che bene o male qualcosa l'ha portata a casa. E la porti alla distruzione. Lo sanno che se non vince quest'anno questo è bruciato, finito, out. Quindi loro che cosa fanno? Si bagnano prima di piovere, cercano di metterci dei ripari addosso e cercano di inculcarti a te, io guardo te, a te, a voi, che questa rosa è scarsa perché qualora non dovesse vincere, voi dovete dire ma che cosa doveva fare con questa rosa? Cosa è arrivato secondo, è stato un miracolo. È arrivato terzo, è stato un miracolo. È arrivato quarto, è stato un miracolo. Ma dove vuoi andare con Locatelli? Dove vuoi andare con McCain? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Per questo io non riesco a godere contro la vittoria della Fiorentina. Non riesco a godere per come è avvenuta questa vittoria. Perché è facile applaudire quando si vince, è difficile criticare invece quando si vince. Un tifoso veramente che ama la squadra dovrebbe dire no cazzo, non si può giocare così. Non posso sentire certi discorsi, l'abbiamo già fatto la partita perfetta, ma questa è partita perfetta? Cioè, noi ci siamo ridotti a giocare con la Fiorentina 89 minuti in trincea, testuale parole di Szczęsny, abbiamo sofferto 89 minuti contro la Fiorentina. Io Juventus dovrei accettare questo. Io parlo di Juventus, un nome, un marchio, una leggenda, una storia. Io Juventus devo accettare questo? Tutto per difendere sempre Allegri. Perché l'ho detto, non ci sono tifosi allegriani, dei Juventini. Ci sono tifosi allegriani. Ci sono tifosi allegriani. La verità è questa. Non sono io che non sono tifoso della Juventus. Siete voi che siete tifosi allegriani. Per me lui è così, è merda. Questo è pacifico, è merda. È merda, perché non sa fare giocare la squadra. In 3 anni non riusciamo a fare 3 passaggi consecutivi. Non riusciamo a fare 3 passaggi consecutivi. E non è vero perché non ci sono gli uomini. Gli uomini ci sono. Gli uomini ci sono. Tutte le squadre fanno un calcio decente. Tutti. Chi di più, chi di meno. L'Inter non fa un calcio spettacolare. Fa un calcio, diciamo. Da Inter, fa un calcio dove tu hai paura dell'Inter ad affrontarla, dove l'Inter sa che è l'Inter ed è forte, perché l'Inter ha sempre in rosa gente come Darmian, ha gente come Acerbi, con tutto rispetto, ora non mi sembra che siano, però. Siccome c'è la mentalità, il gruppo è coeso, il gruppo è formato, il gruppo ormai è consapevole. Lo stesso Thuram, mezzo Thuram, è forte Thuram. È il discorso che è il contesto che è forte. È tutto l'insieme che è forte. È molto più facile inserirsi all'Inter che inserirsi nella Juventus. Perché la Juventus è senza gioco, senza nulla. L'unica cosa che sa fare questo allenatore è in trincea. Guarda. C'è mio padre che è testimone quando ci siamo visti la partita contro la Fiorentina. I primi 10-12 minuti, papà, questi ce le mangiamo. Papà, questi ce le mangiamo.
anche vedendo l'azione, a prescindere che Parisi abbia fatto l'uscita sbagliata. Allora, queste ce le mangiamo. Non immaginavo mai che questa candela, così, con un soffio, si sarebbe spenta. Perché si è spenta. Tutti in trincea, tutti dietro le linee della palla. Chiesa, come cazzo si chiama? Che è? Tutti dietro le linee della palla. E io dovrei essere contento, io credo Juventus. Juventus non sono Empoli, perché Empoli ci sta che fa una partita del genere. Ma io sono Juventus. 38 scudetti, quante cazzo ne volete voi? L'encomio della UEFA per tutte le coppe vinte. Lo stadium. Più tifosi in Italia. Questo è. Ve lo siete dimenticati quello che siamo. Ve lo siete dimenticati? Non sono io l'antiguendino, siete voi l'antiguendini! E voi non mi avete rotto anche le palle, ma si ci ingazzate fino alla fine alle 3 a 8.